Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E allo Spirito. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe. O Maria Regina assunta in cielo, discenda la sera e rida al mattino, ci chiama. Thank you.
Madre piena di bellezza. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, siamo riuniti per celebrare i divini misteri con Maria, per arrivare sempre a Gesù. L'unica strada per giungere al suo Figlio è quello di lasciarsi guidare dalla Madre ogni giorno, tutti i giorni, in ogni istante della nostra esistenza, chiedere alla dolce mano della dolce Madre di portarci al dolce Gesù. Maria, che lo ha saputo accogliere nel suo grembo purissimo, ci dia la gioia, la forza di dire il nostro sì per continuare ad essere portatori del Verbo nelle vicende della storia. Ed ora, umili e pentiti come il pubblicano al Tempio, affidiamoci alla Divina Misericordia e imploriamo perdono per le nostre mancanze. Nell'alto dei cieli e pace in dal libro del profeta Isaia. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini? Perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emanuele, perché Dio è con noi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Sacrificio e offerta non gradisci. Gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto l'olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero. La tua legge è nel mio intimo. Ecco, Signore. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore. La tua verità e la tua salvezza ho proclamato. Volontà.
dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, è impossibile che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. E l'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, conciperai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. Il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anche essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Non voglio imitare Papa Francesco, mi sentivo davvero nel cuore di dirlo. Ho un rapporto molto particolare con la pietà popolare. Da una parte, da uomo del Sud, orgogliosamente del Sud, gioisco in queste manifestazioni di pietà popolare, di folklore, di fede, chiamiamole come vogliamo. Da un'altra parte sono portato nell'approfondimento teologico, quotidiano, personale, a comprendere, a capire che significa, perché, come accade, dove accade, cosa Dio vuole comunicarci attraverso queste manifestazioni, ed è importante. L'uomo che fa esperienza non è quello che accumula tutto, ma che cerca di giudicare l'esperienza fatta, si interroga su ciò che accade, e questo lo porta alla maturità, ad essere uomo di esperienza, interrogarci su ciò che accade. Molto bello, molto importante. In fondo è la scelta che puoi fare di fronte alla realtà. La realtà puoi affrontarla in due modi. Il primo è quello di costringerla in categorie prescelte, predeterminate. Quella però si chiama ideologia.
Allora la realtà la fai stare dove vuoi, come vuoi, la pieghi ai tuoi interessi, ma fai un pessimo servizio alla realtà. Non la stai servendo, te ne stai servendo, la stai schiavizzando ai tuoi interessi. La seconda possibilità è quella di guardarla e poi amarla per quella che è e dunque servirla. Ma non aver paura di chiamarla per nome, così com'è, senza pretendere di dire ciò che non è. Dire quello che è, constatare con sano realismo la realtà e poi amarla e servirla. Questo è l'atteggiamento dell'uomo maturo. Questo vale anche per la pietà popolare, per questa manifestazione che stiamo vivendo noi. Ciò che mi ha colpito di questa giornata molto densa, bella, veramente densa, questa mattina la processione in barca che ha percorso il lido di Policoro, i lidi di Policoro, la costa, e poi questa sera la fiaccolata, ora la Santa Messa, poi perché no anche i fuochi d'artificio che rallegrano il nostro animo. Mi ha colpito un fatto, che di fronte alla pietà popolare devi essere semplicemente vero, vale la stessa cosa che vale per la realtà in quanto tale. O ti guardi intorno e ti accorgi di ciò che vuole comunicarti, di ciò che ti insegna, oppure le fai un pessimo servizio, vuoi farla diventare quello che non è. Stamattina c'è stata tanta gente, è stata bella vedere quella scena dei foulard, dei fazzoletti sventolati al passaggio della Vergine Santa, l'Ave Maria, la benedizione, ma anche stasera è bello essere qui. Però dobbiamo essere onesti, perché i cristiani sono onesti, sono realisti. Guardiamoci intorno, siamo rimasti veramente in pochi. E questo non è che è valido per Policoro, è valido per ogni parte del mondo. Di fronte a questo sano realismo puoi fare una scelta. O ti disperi e fai eco alla grande madre della Chiesa, Orietta Berti, finché la barca va, lasciala andare, e poi chi lo sa, chi vivrà, vedrà. Rosso di sera, ben tempo si spera, e metteteci altre ovvietà, quelle che vi saltano più in testa. Oppure fai un'altra scelta, che è quella più seria, più sensata, è quella biblica, quella che Gesù ci insegna. Ti riappropri di quello che sei. La Chiesa non nasce per essere una grande massa. La Chiesa non nasce per essere un numero spropositato. La Chiesa nasce per essere segno. E dunque tra le due possibilità, quella della disperazione e della tristezza, o quella della superficialità, lasciatemelo dire, del menefreghismo, si colloca la possibilità del segno. E il segno più grande è lei. Il segno ha una caratteristica meravigliosa, ma questo ce lo insegna la teologia, la liturgia, la filosofia, ma anche la semplice esperienza quotidiana. Il segno non lo puoi fare. Il segno accade in un momento preciso che tu non scegli. Giratevi intorno, guardatevi. Noi stiamo accadendo. Stiamo accadendo tra chi mangiava il panino prima, tra chi andava sulle giostre, tra chi sta passeggiando giustamente per i fatti suoi. Accade mentre il mondo corre. E tu che fai? Fai finta di niente? Ti convinci che tutti vogliono seguirti? O dici, io voglio continuare ad essere segno, ma per esserlo devo lasciarmi fare. Dobbiamo abbandonare quella logica del potercela fare da soli. Il brano del Vangelo è meraviglioso. Maria, la prima cosa che dice, parafrasando tutto quello che c'è scritto, dal primo all'ultimo versetto che abbiamo letto, dice, io da sola non posso fare niente. Io non conosco uomo, dunque biologicamente non posso concepire. Sono una vergine, sarò una vergine. Come faccio? La prima lettura l'abbiamo ascoltato. Chiedi un segno. No, non oserò tentare il mio Signore. Allora sarò io che te ne darò uno. Un segno assurdo, un segno impensabile, un segno che accade dove non te lo immagini. Una vergine concepisce un bambino. Follia per l'uomo, sapienza per Dio. Essere segno significa essere capaci di dire noi non possiamo far nulla da soli. Noi, se vogliamo essere credibili, non dobbiamo dire, non dobbiamo fare, dobbiamo lasciarci fare.
come si è lasciata fare Maria, ha accolto la sua purezza, ha accolto la sua verginità feconda, ha generato il Signore della vita anche nell'incomprensione della logica più umana, ma si è lasciata fare e ha creduto, si è affidata e si è affidata. Anche quando di fronte a quella morte brutale qualcuno le aveva detto, vedi che risorgerà. Si è lasciata fare da Dio, si è lasciata costruire da Dio, tassello dopo tassello, e tutte le generazioni la chiamano beata. Maria è segno, semplicemente perché accoglie. Se vuoi essere segno non devi costruirti una realtà ideale, ma devi affrontare la realtà per quella che è, e anche nell'incomprensione totale continuerai a far bruciare quella fiammella che in un mondo indifferente continuerà a dire, guarda, che anche se la tua ragione non lo ammetti, fidati, è possibile che una vergine concepisce un figlio e lo chiama Gesù. Sia lodato Gesù Cristo. Maria, Madre del Signore, splende sul cammino del popolo di Dio, segno di sicura speranza e consolazione. Per mezzo di lei, arca della nuova alleanza, la provvidenza del Padre ci dona Cristo, parola e pane di vita. Pertanto, preghiamo insieme e diciamo, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché sperimentando la beatitudine di chi ascolta la parola di Dio e la mette in pratica, attingiamo la certezza della resurrezione della carne nella gloria futura. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché in ogni uomo vivente sappiamo vedere e onorare il Tempio e la dimora dello Spirito e riconoscere la gloria di Dio, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché la famiglia benedetta dal Signore accolga nel frutto del grembo materno il dono inestimabile della vita umana, destinata alla grazia e alla gloria eterna, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché nei deboli, negli anziani e nei sofferenti, la comunità di fede riconosca la visita del Signore, Re e Giudice degli ultimi tempi, presente nel più piccolo tra i nostri fratelli, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché nella distinzione delle ferie estive rinsaldiamo i vincoli di fede e di fraternità e con l'aiuto della Vergine Maria non smarriamo mai la strada che ci conduce alla patria del cielo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Tutto questo, o Padre, te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, al nome di gloria del suo nome, e nelle nostre di tutta la sua santità. Accogli con bontà, Dio Onnipotente, l'offerta della tua Chiesa, perché riconoscendo le sue origini nell'incarnazione del tuo Figlio Unigenito, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. All'annuncio dell'angelo, la Vergine accolse nella fede la tua parola, e per l'azione misteriosa dello Spirito Santo concepì e portò in grembo con ineffabile amore
il primogenito dell'umanità nuova, che doveva compiere le promesse di Israele e rivelarsi al mondo come il Salvatore atteso dalle genti. Per questo mistero, le schiere degli angeli adorano la tua gloria e per l'eternità si allietano al tuo cospetto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Veramente santo, sei tuo Padre fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Vincenzo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Clemente e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non segna il mio parlare alla tua mensa, ma di soltanto una parola che io lascerò andare. Per ricevere l'Eucaristia, i sacerdoti saranno alle due estremità, un po' a destra e a sinistra, quindi li raggiungete evitando sempre gli assembramenti, mantenendo un po' le distanze necessarie. Ho dimenticato nella borsa. Padre, che ci hai accolti alla tua mensa, conferma in noi il dono della vera fede, perché riconoscendo nel Figlio della Vergine il tuo Verbo fatto uomo, per la potenza della sua risurrezione possiamo giungere alla gioia eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. I ringraziamenti sono necessari a conclusione di questa giornata e di questa festa. Non lo do per scontato, ma il primo ringraziamento va al Signore. Ecco, già a partire dalla Madonna del Carmine e anche con questa festa l'abbiamo potuta celebrare. Ecco, secondo un po' quello che di solito abbiamo fatto ogni anno, soprattutto questa di oggi, veramente abbiamo fatto tutto quello che ogni anno, così come si svolgeva la festa del mare. Ed è stata veramente, come già ci ricordava Don Antonio, una giornata intensa, anche stancante, però ecco, molto appagante. Cioè veramente abbiamo la felicità nel cuore per come l'abbiamo ecco, vissuta entrambi. Il ringraziamento all'assessore Dragonetti, rappresentanza del sindaco e dell'amministrazione, un ringraziamento alla polizia locale, ai carabinieri, alla polizia di Stato e alla capitaneria di Porto, ecco, tutte queste realtà, istituzioni ecco, civili, anzi militari, ci hanno permesso ecco, di poter realizzare il tutto oggi. A chi ha reso bella questa celebrazione, il coro e tutti coloro che si sono adoperati per la celebrazione. Un ringraziamento che ci affianca sempre, ecco, per queste circostanze va al comitato feste. Voi sapete che non ringrazio mai le persone singole, però essendo gli unici due che hanno cercato un po' ecco, di venirci incontro con ecco, la loro disponibilità, ringrazio sia Sigismondo per averci donato la barca stamattina per portare la Vergine Santa in processione e anche il signor Di Matteo che ha organizzato un po' anche la processione con le barche. E ringrazio la comunità tutta che ci sostiene, ci affianca e certamente prega e continua a pregare per noi sacerdoti e per tutte le dimensioni e le attività
ma anche per tutta la realtà della nostra comunità interparrocchiale. Avete le candele tra le mani, ecco, dalla chiesa le abbiamo portate per il flambò. Vi chiedo di non lasciarle in giro, perché non è corretto, ecco, sporcare in giro. Non vi dico nemmeno di lasciarle nel nostro scatolo, perché le avete già maneggiate voi, quindi la cosa più utile è portarla a casa. Ringrazio infine i confratelli, ecco, ma non c'è bisogno di ringraziarne Don Antonio e Don Salvatore, ma soprattutto Don Pablo, che si è unito a noi in questa celebrazione. Nella settimana scorsa lui a Terranova, è il parroco di Terranova, ha ospitato i nostri ragazzi, i nostri giovani scout, e quindi è venuto per incontrare loro, ma anche per associarsi a noi, ecco, in questa celebrazione e quindi alla nostra festa. Subito dopo la benedizione, durante il canto finale, potete accostarvi in maniera coordinata e distanziata, e di questo ve li ringrazio perché siete veramente esemplari. Ecco, potete salutare la Madonna. Quando, ecco, l'avrete un po' salutata tutti, daremo il via ai fuochi pirotecnici, che sono tra il Lido Eraclea e il Lido La Stiva. Quindi se vi fermate, ecco, assisteremo ai fuochi e chiuderemo la festa con i fuochi. Buona serata a tutti e grazie ancora. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione alle mie invocazioni, rispondete Amen. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. E su tutti voi che celebrate con fede la festa della Vergine Madre, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Andate sul sito e vedete.